L'ospedale sudorientale, situato nelle pianure di Villa Hermosa, è uno dei tre ospedali avventisti in Messico. Si trova in una posizione privilegiata, dove gli avventisti hanno la possibilità di interagire con una comunità bisognosa. Le persone di questa regione soffrono di varie patologie, come il diabete, la febbre dengue e l'obesità. L'ospedale diventa come un rifugio per i malati. Qui l'opera medica iniziò nel 1959, quando i missionari aprirono una piccola clinica per fornire assistenza sanitaria di base a chi ne aveva necessità. I medici si offrivano costantemente come volontari per servire le persone. Farmaci, siringhe e aghi venivano donati dalle farmacie della città. Sempre più persone andavano dai missionari avventisti per essere curati e la clinica si ampliò sino a diventare uno degli ospedali più rinomati della regione. Oggi offre i suoi servizi a una popolazione che supera i 2 milioni di abitanti. L'ospedale ha oltre 30 posti letto e 200 dipendenti, un laboratorio, un pronto soccorso. Il nostro scopo è di esaminare ogni persona, non solo gli aspetti fisici ed emotivi, ma anche quelli spirituali. Molti dei nostri pazienti ci dicono: «Oh, non sono buono, ma grazie a Dio posso ancora camminare». Altri non parlano affatto di Dio. Questo ci aiuta a capire a che punto sono e come possiamo aiutarli. Quando andranno via da qui, ricorderanno che Dio è con loro, che c'è speranza e staranno meglio non solo fisicamente, ma anche spiritualmente, grazie alla parola di Dio. Negli ospedali avventisti di tutto il mondo, l'assistenza spirituale è un elemento importante della guarigione fisica e mentale. A 15 anni Michelle arrivò in ospedale, dopo aver battuto la testa cadendo da cavallo. La situazione era grave, tra la vita e la morte. Dolly, sua madre, si preparò al peggio. Ma Michelle ricevette cure olistiche dal personale dell'ospedale. Venivano delle persone e mi dicevano che Dio era con me e che stavano pregando per noi. È il primo posto dove ho visto questo livello di attenzione nell'occuparsi delle persone. Sono tutti molto gentili. Qui ho capito che il personale lavora per Dio e non per le persone. L'avevo già sentito dire, ma ora l'ho vissuto. Fu un periodo difficile. Michelle rimase ricoverata per settimane. Così il pastore Eric, cappellano dell'ospedale, le faceva visita per parlare e pregare. Più di 500 persone presero a cuore la situazione di Michelle e formarono una catena di preghiera. Anche i medici e gli infermieri pregavano per la ragazza. Oggi entrambe le donne testimoniano la potenza della preghiera. Pregavo. Signore, ripongo in te la mia fiducia, sono tua. Supereremo questo momento. Questa montagna sarà spostata e non ci saranno danni permanenti. In modo inesplicabile, le condizioni di Michelle si stabilizzarono e alla fine si riprese. Nelle situazioni sanitarie, come l'ospedale sudorientale, si raggiungono le persone riportando salute, guarigione e speranza. Gesù guariva l'individuo nella sua interezza e oggi i medici, missionari, fedeli seguono il suo esempio offrendo cure scrupolose e incentrate su Dio. Questo ospedale ha bisogno di essere ampliato per poter accogliere più pazienti e offrire maggiori cure e tipologie terapeutiche. Pregate per l'ospedale, il personale e i progetti futuri. Le sfide sono tante, dovendo operare in questo spazio piccolo e obsoleto. Ricordatevi di pregare anche per i pazienti che ricevono la testimonianza fedele dal personale ospedaliero.